inviterei Maria Franco al tavolo, che è insegnante appunto presso il carcere di Misida, e si ricollega tra l'altro anche all'aspetto che ci raccontava Lorenzo della sua esperienza nelle carceri marchigiane, e qua invece insomma andiamo in un territorio più complicato. Tra l'altro questo intervento ci riporta insieme un po' gli aspetti che anche stamattina un po' ritiravamo fuori di questo legame, da cui questa idea da cui Bill un po' è anche partita, cioè di questo rapporto inversamente proporzionale tra la lettura, la cultura e la legalità. E qui magari proviamo anche un po' a ribaltarlo, nel senso, se l'illegalità diffusa può essere in qualche modo figlia della incultura diffusa, chissà che là dove magari più regna o comunque più si concentra l'illegalità, una storia di illegalità, un percorso di illegalità, non possa in qualche modo ritrovare la strada invece grazie alla cultura, quindi rovesciare un po' il rapporto. Buonasera, io ringrazio chi mi ha invitato, soprattutto la dottoressa Petrignani, e cercherò adesso di spiegarvi un po' qualcosa della mia esperienza in Misida, dove insegno da 34 anni. Misida, come dice il nome greco, Nesis, è una piccola isola napoletana, bellissima, ha una natura vulcanica ed è ricca di una splendida flora mediterranea. Ospita un carcere minorile maschile e femminile, e come carcere minorile femminile è l'unico del meridione d'Italia. Ed è un luogo dove sono presenti tantissime professionalità, educatori, insegnanti, formatori professionali, volontari, eccetera, eccetera, che cercano tutti quanti di rispettare il dettato costituzionale, quindi di trasformare il momento della pena in un momento di rieducazione e di reingresso nella società, diciamo, come persone capaci di gestire la propria responsabilità in maniera diversa. Attualmente a Misida sono presenti una 60 di ragazzi e una 10 di ragazze. I ragazzi da noi sono quasi tutti italiani, anzi quasi tutti napoletani, e questo rappresenta una diversità rispetto alle carceri minorili italiane, che ormai hanno una presenza quasi esclusivamente di stranieri. Per quanto riguarda le ragazze, solitamente la nostra presenza è soprattutto una presenza di ragazze rom, ma in questo momento sono quasi tutte italiane. Poiché il carcere minorile è estremamente limitato, la legislazione italiana lo definisce residuale, quindi ci finiscono soltanto ragazzi che hanno commesso reati molto gravi, di conseguenza da noi ci stanno persone che hanno fatto perlomeno rapine, hanno spacciato droga in grande quantità, oppure hanno commesso assassini o tentati omicidi, e molto spesso i nostri ragazzi sono inseriti nel sistema camorrista. A Misida la scuola è presente con 6 insegnanti, 2 alfabetizzatori, 2 alfabetizzatrici, siamo tutte donne, un insegnante di lettere, che sono io, un insegnante di matematica, un insegnante di inglese e un insegnante di informatica. Ai ragazzi viene garantita la possibilità di completare l'obbligo scolastico e di frequentare le 825 ore successive sotto forma in pratica di crediti per il biennio. Noi stiamo in una formula che è quella dei CPIA. I ragazzi e le ragazze che avessero già degli anni del superiore o che volessero frequentare dal terzo superiore in poi possono farlo preparandosi da esterni, e in questo caso noi insegnanti interni facciamo da supporto. Tra i progetti più importanti che si svolgono nella nostra scuola c'è un laboratorio di politica, un cineforum, le visite guidate all'esterno, una serie di progetti di carattere culturale e ambientale, e in particolare il nostro laboratorio di lettura e di scrittura. Come è facilmente immaginabile, per i nostri ragazzi lettura e scrittura non sono elementi fondamentali.
considerano entrambe delle cose piuttosto astratte, lontane dalla loro esperienza, anche dalle loro necessità, diciamo. Anche se per quanto riguarda la scrittura è necessaria per loro per scrivere le lettere agli amici, nel senso che per quanto riguarda i familiari possono vederli e possono anche fare delle telefonate, ma gli amici che restano in libertà oppure che sono in altre carceri sono raggiungibili soltanto attraverso le lettere. E in questo caso, anzi, si può osservare come abbiano un interesse quasi maniacale nei confronti della grafia, che è un po' per loro il senso o di quanto sono bravi, o che bella grafia, o che bella calligrafia, o delle loro difficoltà a esprimersi. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di avvicinarli sia alla lettura sia alla scrittura, facendo loro sperimentare che leggere e scrivere sono delle esperienze che allargano il proprio orizzonte, mettono in maniera più profonda a contatto con se stessi e con gli altri. Il laboratorio lettura e scrittura si articola su più piani, va visto sempre in collegamento con tutte le attività rieducative dell'istituto, perché è chiaro che in un luogo come Nisida la scuola opera in integrazione con tutte le altre, con i laboratori che ci stanno e anche con tutte persone che provengono da fuori a partecipare a una serie di progetti. A Nisida abbiamo una biblioteca che è dedicata ad Alexandre Dumas con una sezione dedicata a Elsa Morante. E bisogna spendere un secondo per i nomi che vengono dati a questa nostra biblioteca. Dumas è stato il primo a fare una donazione di libri a Nisida. Quando arrivò a Napoli al seguito di Garibaldi, era direttore dell'Indipendente e come direttore dell'Indipendente inviò all'allora Real Bagno Penale di Nisida 50 libri e in più un abbonamento al suo giornale e dei soldi da distribuire a chi si fosse meglio comportato tra i detenuti ogni mese, proprio con l'idea che la cultura potesse essere uno strumento di rieducazione sociale. La sezione Morante è stata invece inaugurata proprio da Dacia Maraini ed è costituita dai libri che partecipano alla sezione giovanile del premio. Ne parlerò successivamente. La biblioteca è gestita dalle docenti e anche in precedenza alla sua, diciamo, alla sua attuale organizzazione lo era in maniera volontaristica. All'inizio del 2000, grazie alla collaborazione tra il direttore di Nisida e l'allora direttore della biblioteca, dottor Giancastro, due funzionari della Biblioteca Nazionale passarono alcuni mesi da noi per mettere proprio in ordine i nostri libri, i 5.000 libri che allora erano presenti e che erano stati donati da enti pubblici, da associazioni, da case editrici e in particolare una ricca donazione era arrivata dal presidente Ciampi. Da allora, cioè dal momento in cui è stata messa in ordine, la biblioteca si è arricchita di moltissimi volumi che non sono più stati organizzati in maniera organica, ma che sono comunque disposti in maniera tale che i ragazzi ne possano facilmente usufruire. Bisogna però osservare che buona parte dei libri della nostra biblioteca non sono alla portata dei ragazzi, perché molte donazioni che ci sono state fatte non tengono conto dei livelli culturali dei ragazzi né tantomeno dei loro interessi, anche se negli ultimi anni sono arrivati dei libri, diciamo, più adeguati, e certamente più adeguati sono i libri della sezione Morante. Noi attiviamo il prestito in maniera continua, costante, ed è chiaro che all'inizio al prestito si riferiscono soltanto i ragazzi e le ragazze che in qualche maniera sono acculturati e che per noi costituiscono una vera minoranza.
in questo momento sono soprattutto le ragazze a chiedere i libri. Ma se questa cosa accade, se sono soltanto i ragazzi acculturati che inizialmente chiedono dei libri, successivamente, durante il corso di ogni anno scolastico, molti più ragazzi chiedono di leggere dei libri. Come arriviamo a questo? Come arriviamo al punto di far leggere un libro intero a un ragazzo? Noi iniziamo con piccole letture in classe, con le letture tratte dai quotidiani e con articoli che possono essere di loro interesse. E articoli che sono di interesse per i ragazzi di Nisida sono soprattutto articoli che riguardano cronaca nera. Noi iniziamo da là, ci spostiamo mano a mano con qualche cosa che possa essere coinvolgente, come personaggi della televisione, per esempio, notizie, gossip sui personaggi televisivi, e da lì, a poco, ci spostiamo sulle poesie. Le poesie per loro sono interessantissime perché servono a copiare dei pezzi da riferire alle fidanzate o alle mogli. Molti dei nostri ragazzi sono sposati, quasi la metà dei nostri ragazzi ha figli, quindi ci tengono molto a copiare una bella frase da inviare alla moglie. E poi mano a mano cominciano a leggere i racconti che sono stati scritti in precedenza dagli autori a cui hanno collaborato i loro compagni, ne parleremo in seguito, e poco a poco cominciamo a leggere dei libri. Nel corso dell'anno, lo vedremo dopo, in classe vengono letti una media di almeno 5 libri in classe. Nonostante questo, resta minoritario il numero di ragazzi e ragazze che chiedono comunque di portarsi dei libri nelle loro stanze. Minoritario ma non inesistente, sicuramente in crescita negli anni. Per quanto riguarda la scrittura, chiaramente io parlo di scrittura e lettura in maniera separata per facilità di disquisizione, ma in realtà questi due processi, lo vedremo meglio in seguito, sono processi assolutamente unitari a Nisida. Noi abbiamo prodotto in questi anni tante cose: un giornalino, raccolte diversi, dei testi teatrali, fotoromanzi, testi costruiti a partire dalla lettura di libri e libri di racconti. Io mi soffermerò soprattutto su questi tre: i fotoromanzi, i testi costruiti a partire dalla lettura di un libro e i testi di racconti. Però qualche parola va spesa sul nostro giornalino, che va avanti ormai da tantissimi anni. Abbiamo superato i 20 anni di produzione del giornale, e che non ha una linea unitaria, nel senso che ci stanno dei nostri numeri del giornale che sono monotematici, per esempio una visita guidata al museo, quindi facciamo un giornalino. Ci stanno dei numeri del giornale in cui si parla di tante cose, ci stanno dei numeri di giornale scritti da un singolo ragazzo. E con questo meccanismo molti ragazzi hanno sviluppato la voglia di scrivere proprio per produrre il proprio giornale. E tra questi numeri di giornale mi piace ricordare quello di una ragazzina rom, che da noi è arrivata del tutto analfabeta e che a un certo punto invece mi ha dato quattro quadernoni in cui aveva provato a scrivere la propria storia. Ed è una storia eccezionale perché era la storia dell'acquisizione del senso della maternità. Lei era arrivata da noi con una figlia, ma da noi aveva imparato che cosa voleva essere madre di quella bambina. Oggi questa ragazza vive libera e vive appunto con sua figlia e svolge un lavoro di cura nei confronti di altri bambini. Avevo detto un fotoromanzo, spero di trovare. Eccolo qui. Allora, dopo un fotoromanzo che avevamo, in cui era raccontata la storia di un amore che effettivamente si era sviluppato a Nisida in quel periodo, a un certo punto abbiamo prodotto questo fotoromanzo.
questo fotoromanzo qui è costruito in questa maniera. Quell'anno io avevo iniziato a leggere con i miei ragazzi una novella che si chiama Nisida, che è una novella di Alexandre Dumas. In realtà non l'ha scritta Dumas, l'ha scritta un signore napoletano che si chiama Fiorentino, e racconta la storia di una ragazza, Nisida, che vive a Nisida, figlia di un pescatore, concupita da un principe e diciamo difesa dal fratello, quale uccide il principe, e a sua volta il padre uccide il fratello per evitare che venga ucciso legalmente. Insomma, una storia tragica, quante altre mai. Non è una storia facilissima da leggere, ma con i ragazzi si appassionarono a questa cosa. E mentre io leggevo questo libro, in quello stesso periodo, in quello stesso momento, noi avevamo invitato 10 autori a Nisida con l'idea di verificare se Nisida era per loro ispirante. Perché? Perché nel frattempo, nei 2 anni precedenti, avevamo fatto un lavoro e avevamo visto che su Nisida hanno scritto tutti, da Omero a Dumas, da Cicerone a Sannazaro, da Boccaccio a Marai, e quindi avevamo detto, beh, si ispireranno sicuramente anche gli autori contemporanei. E questi 10 autori venivano a Nisida uno dopo l'altro a raccontare la loro idea di scrittura. E in quello stesso periodo stavamo facendo un lavoro ambientale su Nisida. Purtroppo questa è una copia in bianco e nero che non dice molto sulla bellezza dell'isola. Comunque i ragazzi avevano fatto una serie di passeggiate con l'autorizzazione del giudice su Nisida e avevano scritto le loro impressioni in versi e poesie sull'ambiente. Mettendo insieme tutte queste cose, quindi facendo praticamente un meta racconto su un meta racconto su un meta racconto, avevamo costruito questo se cambia il finale, cambiando il finale alla fine di Dumas, ecco, e cambiandolo sia in frasi, sia in parole, sia in disegni, disegni che poi alla fine vennero rielaborati da Andrea Valente, che passò con noi alcune giornate, ma anche lui, così come gli autori, rielaborava delle cose, diciamo, dei ragazzi. Questa invece è un'altra esperienza che abbiamo fatto di scrittura-lettura in contemporanea. All'interno di questo libro, La pecora nera e altri sogni, che è un progetto complessivo in cui c'erano insieme una serie di associazioni, un'associazione culturale, c'era appunto Andrea Valente, c'erano i laboratori di teatro, i laboratori di musica di Nisida, noi avevamo prodotto all'interno di questo una serie di scritti che fanno parte, che costituiscono l'ultima parte di questo, ecco, tutti questi scritti che sono qui. Questi scritti erano stati costruiti sia a partire dalle letture dei giornali, quindi dei momenti in cui, cioè quello che la cronaca ci forniva e come il ragazzo reagiva alla cronaca. Nello stesso tempo noi leggevamo dei brani di libri classici, cioè Le avventure di Huckleberry Finn, Oliver Twist, I ragazzi della Via Pal, L'isola del tesoro, come possibili specchi per i ragazzi per rivedersi in alcuni momenti o in alcune emozioni, e anche dei libri più vicini, diciamo, nel tempo, per esempio delle pagine di Alida e gli occhi azzurri di Pasolini. E fu un momento in cui ebbe una grande importanza la scelta di Luisa Mattia. Quel libro là consentì di unificare un po' tutte queste esperienze, cioè quelle della cronaca, quelle che venivano dal riferimento ai grandi autori, e l'incontro con Luisa Mattia, che conoscete tutti, penso, non c'è bisogno assolutamente, no, di spiegare chi è, fu un momento per i ragazzi di far emergere di tutte le contraddizioni che c'erano nella loro, in loro, e quindi la voglia di stare dentro il sistema, la voglia di uscire dal sistema,
il bisogno di essere i migliori nel modo svegliato e il bisogno di essere migliori in un modo più giusto. Luisa fu estremamente gentile con noi e ci diede il suo testo già sceneggiato anche. I ragazzi lo misero appunto in scena e fu un momento molto importante, diciamo, di un lavoro complessivo dei nostri vari laboratori. Questo è un libro, invece, cui io sono particolarmente legata, che è stato prodotto all'interno di tutte le manifestazioni che vennero fatte per la Lindgren, per il centenario della Lindgren. Allora io scelsi un libro che non è un libro rivoluzionario della Lindgren, anzi un libro tra i più tradizionali, Vacanze all'isola dei Gabbiani, perché mi ero fatta un'idea che nonostante l'assoluta diversità tra quello che descrive quel libro e le esperienze di vita dei nostri ragazzi, ci fossero degli elementi accomunanti che potevano permetterci di lavorare. E infatti tutti i ragazzi, in quel momento c'erano una settantina di ragazzi e una ventina di ragazze, furono coinvolti nella lettura del libro e in tutta una serie di attività che vennero svolte da tutti i laboratori di Nisida, che lavorarono tutti su questo progetto. Questo libro quindi si è sviluppato in questo modo. Ci sono i riassunti dei capitoli. Le emozioni dei ragazzi rispetto ai temi che il libro tratta, quello della Lindgren, il mare, l'amicizia, la mamma, l'innamoramento, eccetera, eccetera. Le lettere ai gabbiani, perché noi siamo un'isola dei gabbiani, quindi per noi è un elemento, diciamo, assolutamente abituale. E questi tre livelli sono riuniti da due elementi. Alcuni piccolissimi brani di diario, il mio diario di lavoro, e le immagini dei gabbiani che sono stati disegnati a Nisida da Ugo Pratt. Scusate, Ugo Pratt venne da noi, c'è un muro, e in meno di mezz'ora, davanti agli occhi nostri, disegnò tutti questi gabbiani, che poi vengono ripresi nel libro. Scusate. Il nostro ultimo lavoro, quello che ci vede impegnati da 8 anni a questa parte, è quello iniziato con questo libro che già vi ho fatto vedere e che poi è continuato con tutti questi volumi. Cioè, dopo questo momento in cui sono stati gli autori a scrivere, i ragazzi avevano scritto, ma avevano scritto su un giornale, da quel momento gli autori sono stati invitati a Nisida a scrivere con i nostri ragazzi, rielaborando quello che i ragazzi scrivono. E abbiamo svolto prima un lavoro sull'isola. Nisida è un luogo dove sono stati prigionieri molti eroi del nostro risorgimento. È il luogo dove è stato prigioniero Carlo Poerio. Il luogo visto da Settembrini mentre andava in prigionia. Il luogo di persone che probabilmente a voi non dicono molto, ma che per il risorgimento meridionale sono state fortissimi, come Castromediano. E abbiamo dedicato questi 8 racconti alle persone che erano state prigioniere a Nisida. Questo ha significato fare con i ragazzi un lavoro, prima, chiaramente, sulle persone. E poi gli autori ne parlavano, i ragazzi scrivevano, gli autori rielaboravano il racconto. Questa stessa cosa è stata fatta su alcune persone particolari che hanno scritto su Nisida.
o che sono vissute a Nisida, perché Nisida, vi dicevo, è un luogo che ha non solo un retroterra letterario eccezionale, ma anche un retroterra eccezionale dal punto di vista proprio storico. È il luogo dove venne preparata la congiura contro Cesare. Lì Porzia si è mangiata i carboni ardenti e si è uccisa dopo la morte di Bruto Filippi. A Nisida, nei locali che attualmente sono della scuola, c'era un monastero benedettino e nel 660 circa d.C. c'era un monaco, Adriano, abate, conosceva il greco, era nero, veniva dalla Libia e venne inviato dal Papa Atanasio a Canterbury, oggi è noto come Sant'Adriano di Canterbury. Quindi abbiamo, diciamo, un lungo retroterra storico, oltre che letterario, e questo racconta appunto alcune di queste vicende, sia storiche sia letterarie. Dopo questi momenti che abbiamo dedicato all'isola, ci siamo invece dedicati ai ragazzi, che sono i reali protagonisti, diciamo, protagonisti sì, di quel luogo. L'abbiamo fatto con due volumi, uno che non vedo proprio qui, che è la grammatica di Nisida, ma la sono mangiata qua, eccola qua. Cioè, qual era l'idea? L'idea era far parlare i ragazzi in maniera indiretta, perché chiaramente un ragazzo non ti racconta chi è sua madre, ti racconta chi è sua madre se tu gli chiedi che cosa gli piace da mangiare, allora lui ti racconterà che cosa cucina la madre. Allora, noi avevamo preso la grammatica tradizionale, cioè quella che parla dei nomi, degli aggettivi, dei verbi, e per ognuno di questi avevamo fatto un racconto con i ragazzi. Questa stessa cosa l'abbiamo fatta con la sintassi, però unendo a questo un filo conduttore, il tema del pane, quindi tutti i complementi visti attraverso il pane. Poi avevamo visto la loro idea del fuori, di che cosa si immaginano la loro vita fuori, poi le parole, poi avevamo pensato al loro immaginario, e quest'anno abbiamo lavorato proprio sulla Costituzione. E visto che c'era stato un intervento precedente sulla Costituzione, vi racconterò soprattutto come si è lavorato a questo libro sulla Costituzione. Sulla Costituzione vorrei fare una premessa. Quasi tutti gli anni noi iniziamo l'anno scolastico proprio leggendo i due articoli, quelli sulla scuola e quelli sul carcere, proprio per indicare il confine, che non è un confine di chiusura, ma proprio un confine assolutamente invece esattamente il contrario, quello dell'apertura in cui noi ci muoviamo. E proprio perché avevamo lavorato lo scorso anno sulla Repubblica per festeggiare i 70 anni e farlo a cavallo tra i due festeggiamenti, quest'anno significa l'anno scolastico passato, gli autori sono stati invitati a lavorare ognuno su un articolo della Costituzione, proponendo chiaramente ai ragazzi di parlare delle loro esperienze, che chiaramente i nostri ragazzi non saprebbero parlare, non saprebbero dire granché, in maniera virgolette concettuale di questi articoli, ma conoscono bene la loro esperienza. Due autori hanno affrontato proprio l'articolo 3 della Costituzione, gli altri hanno affrontato gli articoli sulla scuola, gli articoli sul lavoro, gli articoli sul lavoro femminile, gli articoli sugli stranieri, gli articoli sul carcere. E in maniera quindi indiretta, ancora una volta, i ragazzi hanno raccontato soprattutto come la Costituzione non viene applicata, come la loro esperienza sia un'esperienza, e non lo dicono, cioè non lo dicono con chiarezza, non lo dicono come atto di accusa, è chiaramente visibile dalle loro parole, diciamo, che se l'articolo 3 della Costituzione fosse stato applicato,
se non tutti, la stragrande maggioranza di loro non sarebbe da noi. Anche quest'anno noi abbiamo iniziato l'anno con dei libri, come sempre. Anche se quest'anno, per una serie di circostanze, abbiamo anticipato i tempi su alcuni libri. È stato anticipato il tempo della lettura del diario di Anna Frank per gli eventi che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Il primo libro su cui io lavorerò tornando a scuola è Bacio feroce di Roberto Saviano. Lo scorso anno io lessi con i ragazzi i primi capitoli della Paranza dei bambini. Non gli piacquero. Non gli piacquero non per il motivo banale, semplice, che Saviano è un infame, come loro dicono, perché racconta certe cose, ma semplicemente perché l'esperienza raccontata nella Paranza dei bambini è dal loro punto di vista troppo semplice, troppo banale rispetto alla loro effettiva esperienza. Ho enucleato alcune parti di questo bacio feroce, per esempio il rapporto madre figlio paranzino, che mi sembra molto, molto vicino all'esperienza effettiva dei ragazzi, e con loro proverò a leggere e vedere che loro, visita guidata, che loro fa parte della nostra esperienza abbastanza comune. Noi andiamo spesso alla Biblioteca Nazionale di Napoli per soprattutto vedere due punti: i papiri e i manoscritti leopardiani. Poiché c'era una mostra su Carlo Poerio che chiudeva proprio in questi giorni, alla fine di ottobre abbiamo anticipato la nostra visita alla Nazionale e faremo un giornalino appunto con gli scritti che già i ragazzi hanno prodotto, con le foto che abbiamo in mano. Adesso produrremo un giornalino. E nei loro scritti i ragazzi hanno raccontato le loro emozioni sulla Nazionale e comprese le emozioni nei confronti dei manoscritti di Leopardi. E ogni anno, mi piace concludere su questo, io faccio un esperimento con i ragazzi. Ogni anno, diciamo, quando l'anno scolastico è già piuttosto avanzato, quando abbiamo fatto già un lungo cammino, gli chiedo di chiudere gli occhi e di ascoltarvi per due minuti e gli recito l'infinito. Dopodiché gli chiedo com'è. E il risultato è sempre stato lo stesso. Cambiano i ragazzi, cambiano le situazioni. Bellissimo. Non ho capito niente, ma è bellissimo. E credo che questo indichi molto del valore delle parole e di quello... Io mi fermo qui perché preferirei eventualmente rispondere a domande vostre piuttosto che andare avanti io così. Vi ringrazio ancora per questa opportunità, vi ringrazio di avermi ascoltato. Questi libri, diciamo non i primi, perché i primi purtroppo non ne abbiamo più, ma gli altri li regaleremo alla biblioteca volentieri. Forse è bene che voi sappiate una cosa che io mi sono scordata di dirvi: tutto questo è stato un lavoro volontario, cioè non ci stanno soldi in questo lavoro. I primi tre volumi ci sono stati regalati dall'editore, l'editore poi è fallito, i successivi è stata pagata la carta, proprio la carta, con vari sistemi, spesso perché abbiamo vinto dei premi, abbiamo buttato questi soldi in questa cosa. Gli autori non hanno mai avuto una lira e quest'anno stiamo facendo un altro libro. Sarà un libro più complesso dei precedenti, faremo un vero e proprio romanzo. E due cose sono state estremamente importanti in tutto il percorso. Uno, che i ragazzi hanno conosciuto gli autori, li hanno visto che gli autori non sono delle persone strane, si sono molto incuriositi nei confronti dei libri degli autori. Quindi, per esempio, i libri per ragazzi di Patrizia Rinaldi sono diventate un, diciamo, hanno circolato parecchio,
ma hanno circolato parecchio tra di noi anche i libri degli altri autori che sono venuti. Questi racconti sono stati messi in scena dal nostro laboratorio di teatro, e questo significa che i ragazzi li hanno riletti, rivisti, ritagliati, li hanno fatti loro, e significa che i ragazzi chiedono questi libri per portarseli in camera e leggerli. Quindi un lavoro di lettura e scrittura che si è accresciuto rimbalzando da un laboratorio all'altro. Grazie. Questo è un lavoro di Nisida che i ragazzi del laboratorio di ceramica, spero di non romperlo, regalano alla biblioteca. Allora, io direi di cogliere l'occasione, la disponibilità offerta, e quindi, visto che anche Valeria è ancora al tavolo, prima di prenderci una piccola pausa caffè, non apriamo la mega discussione, però qualche domanda, qualche intervento facciamolo. Dai, faccio da Valletto, lo faccio io, più freddi. Buonasera, io volevo sapere se poteva dirci i titoli o magari lasciarli, poi oltre che regalare i volumi, magari lasciare una bibliografia del lavoro che ha fatto. E poi volevo sapere se per caso tra gli autori che ha utilizzato nelle letture, e credo le faccia lei ad alta voce. Sì, allora questa è un'altra cosa che mi sono abbastanza scordata di dire. Allora, chiaramente i ragazzi non sanno leggere. Quindi il processo per portarli a leggere è lunghissimo. Io li faccio sempre leggere sui quotidiani, no? I quotidiani noi li leggiamo pezzo per pezzo, ognuno deve sopportare il compagno che non sa leggere e così via. I libri no, perché se il ragazzo inizia a leggere un racconto di questo genere, allora c'è quello che accelera, quello che non sa leggere, quello dopo 3 minuti nessuno lo segue, leggo io. Leggo io e leggo il libro intero. A mano, poi quando il ragazzo arriva, purtroppo da noi ci stanno condanne anche molto lunghe, noi abbiamo ragazzi condannati anche a oltre 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18 anni di carcere, quindi io mi ritrovo in classe anche per 4, 5, 6 anni. Nel tempo poi il ragazzo comincia a essere assolutamente in grado di farlo, e quando è in grado di farlo è molto positivo che legga lui, ma in maniera graduale. Invece tutte le letture piccole, sono tutte le letture che faccio fare a loro. Per quanto riguarda la bibliografia, io gliela faccio volentieri, solo che i primi 3 volumi io non li posso leggere perché non esistono più. Adesso con questo nuovo progetto dovrebbero essere rimessi in online. Gli altri libri li trovo solo su Amazon. La grammatica di Nisida, ad esempio, cioè... La grammatica di Nisida la trova online su Amazon, e questo è un libro che ha tutti questi libri hanno anche un particolare: la prima parte è scritta dagli autori, chiaramente scritta e rielaborata dagli autori, nella seconda ci stanno i racconti dei ragazzi, una scelta. L'unico libro che contiene tutto, cioè nel senso che contiene tutti gli scritti che i ragazzi avevano prodotto quell'anno, è questo, ma solo per un motivo, perché avevamo avuto dei soldi e quindi c'era la possibilità di pagare più carta. Cioè questo, voglio dire, dal punto di vista del metodo, questo, se uno si vuole prendere la briga, potrebbe vedere veramente come gli autori, ogni autore ha preso il materiale che era stato prodotto in classe ed è riuscito a trasformarlo, perché c'è tutto. Ma solo... Altro?
solo se Maurizio Braucci era capitato a Nisida. Sì, sì, sì. Maurizio Braucci è venuto insieme a Martone, è venuto in funzione di sceneggiatore, non in funzione di autore. Gli autori che hanno lavorato di più con noi sono Maurizio De Giovanni, Valeria Barrella, Patrizia Rinaldi, Antonio Menna, Riccardo Brun, Antonella Osorio. Sono 30 autori, praticamente quasi tutti napoletani, per problemi ovvi, perché devono pagarsi il viaggio. E diciamo che il tentativo è stato quello di avere degli autori che, oltre ad avere chiaramente la disponibilità a venire lì, a venire più volte l'anno, a parlare con i ragazzi, a misurarsi con loro, ad accettare il fatto che arriva l'autore, per esempio, e il ragazzo dice: no, ma a me sto racconto, vabbè, ma sto nome no, per carità, il protagonista non può avere questo nome, il titolo non mi piace, cioè l'autore deve avere anche una disponibilità a... il tentativo mio è stato quello di avere degli autori che rappresentassero più generi e che avessero anche delle idee sia di scrittura sia della società molto diverse, quindi autori, diciamo, virgolette, di sinistra, di destra, di centro, cioè che ci fossero delle voci molteplici, che i ragazzi potessero avere una visione più sfaccettata, potessero confrontarsi con più tipologie di persone. Vi chiedo un piccolo intervento a tutte e due le nostre relatrici. Per Valeria è stato molto interessante quello che hai detto, è sempre così piacevole ascoltarti. L'utilizzo appunto delle parole e di quanto sia importante, no? Quanto siano importanti le parole e il loro significato. E le parole che troviamo nella nostra Costituzione sono davvero messe lì con una cura estrema e ognuna al suo posto, col suo significato importante. Allora, io mi è piaciuta questa cosa che hai detto sul cittadino e l'individuo, e ho fatto questa riflessione, cioè mi è tornato in mente, perché io lavoro con Emergency e entro, vado nelle scuole a parlare appunto della cultura di pace, di queste cose qua, e sapete che comunque Emergency fondato tutto quello che ha fatto e che farà, si fonda, partiamo molto spesso da questi tre articoli, che sono l'articolo 3, l'articolo 11 e l'articolo 32, e proprio nell'articolo 32, che è quello della tutela della salute, non si usa la parola cittadino, ma si usa la parola individuo, e cosa che io faccio notare ai ragazzi quando mi capita di parlare con i ragazzi un pochino più grandi. Dico: guardate, quindi la cura non è rivolta ai cittadini italiani, a quelli che hanno questo status, diciamo, ma davvero all'individuo, a tutti gli individui che si trovano a passare e a vivere comunque nel nostro paese, hanno diritto a questa. E quindi cerco di fare capire questa differenza tra cittadino e individuo. Quindi ti chiedo di aiutarmi magari a spiegarmi ancora meglio questa cosa, perché non è facile poi passarla ai ragazzi. E poi la professoressa, lei ci ha raccontato una storia meravigliosa, con una semplicità sembra così facile quello che fa lei, no? Invece sappiamo, cioè io posso immaginare, come tutte le persone qui presenti, quanto sia difficile lavorare in una situazione già difficile per noi insegnanti, lavorare nelle scuole e quindi lavorare a Nisida in questo carcere. E volevo chiederle in parte un po' anche risposta adesso, così giusto per volevo chiedere qual era come reclutate, insomma, i ragazzi, perché io, per esempio, conoscendo l'esperienza teatrale, così in maniera superficiale, del nostro carcere qui pesarese, una delle difficoltà è proprio quella anche della continuità di presenza dei ragazzi. Magari si inizia un percorso anche teatrale che dura un anno, due anni, quello che è, poi magari dopo tre mesi questi escono oppure vengono trasferiti. E così penso che anche nella scuola
ci sia questa difficoltà. Quindi se, se anche lì ovviamente suppongo che ci sia questa cosa, e comunque come, come si avvicinano alla scuola, come è organizzata questa scuola? Cioè noi abbiamo presente la classe, abbiamo presente, e certo, invece lì è tutta un'altra cosa. E quindi quali sono i ragazzi e le ragazze che si avvicinano e perché, se è una loro scelta, se adesso ha capito, non mi voglio dilungare. Sì. Grazie a tutte e due. E raccoglierei di più se ci sono, così facciamo una cosa finale. Ci sono? Bene, tempo scaduto. Sì, esattamente quello che volevo esprimere, cioè la Costituzione italiana ha questa straordinaria novità che probabilmente riusciamo a capire oggi in maniera un po' più chiara di allora, cioè pone una serie di libertà fondamentali e di diritti fondamentali riconoscendoli al cittadino, ma prima ancora riconosce e pone un principio, quello che abbiamo cercato di chiamare la rivoluzione della dignità, un principio di dignità che non è limitato al cittadino. Questo significa che naturalmente che opera con i propri strumenti, ma oltre i confini. Allora questa cosa noi l'apprezziamo adesso, perché adesso abbiamo una serie di fenomeni storici e sociali che superano i confini, no? Non so come la volete chiamare voi, globalizzazione, appunto Rodotà ha chiamato le rivoluzioni, no? Le rivoluzioni dei beni comuni, la rivoluzione di internet, che è una rivoluzione di conoscenza, quella della tecnoscienza, cioè sono fenomeni che ci investono tutti, a volte in maniera uguale per certe parti del mondo e a volte in maniera profondamente diversa. No, la rivoluzione del pensiero delle donne, che forse qui è già acquisita, perché noi abbiamo molte libertà, abbiamo accesso praticamente a tutte le funzioni pubbliche, private, senza limiti, addirittura in altre parti del mondo inizia a presentarsi adesso nella forma per noi semplicissima del diritto di guidare un'autovettura. E, diciamo quindi che questo principio di dignità della persona a me sembra che diventi più attuale adesso, anzi più riconoscibile adesso. La straordinaria particolarità della Costituzione è che ce l'aveva già detto nel 1946 e forse non eravamo ancora in grado, però era il portato proprio della storia da cui arrivava. Era il portato del riscatto dai totalitarismi che avevano umiliato la persona. Quello che io ho capito invece che noi possiamo trovare nella Costituzione scritta, quindi nel pezzo di carta, ma soprattutto nella Costituzione vivente, è proprio questo riconoscimento di una serie di diritti fondamentali, tra cui l'articolo 32, quello uno dei che lo esprime meglio, è il diritto alla salute, all'integrità della persona fisica, che vanno riconosciuti ben oltre i limiti di appartenenza allo Stato nazionale. No? Lo Stato nazionale, che era una dimensione di tutela un tempo, adesso è una dimensione troppo chiusa, troppo piccola e limitata. E la sovranità nazionale, ci dice la Costituzione, come la interpretiamo in questo senso, forse ormai la sovranità nazionale forse ormai è uno spazio limitante dei diritti. Ecco, volevo oggi esprimere, ma non è un pensiero mio, riporto l'elaborazione di altre teste ben più pensanti della mia, la Costituzione questa cosa già ce l'aveva. Il principio che la dignità della persona viene prima dei diritti del cittadino. I diritti del cittadino sono già un concetto più limitato. Poi ce n'è uno che viene prima ed è più alto, ed è quello del rispetto della dignità della persona. Che cos'è in concreto questa dignità della persona? Dobbiamo mettercelo noi. È naturalmente un nucleo, un patrimonio di diritti fondamentali che un po' sono già evidenti, un po' affioreranno nel tempo, però ce lo dobbiamo mettere noi questo significato. E cosa significa mettercelo noi? Lo scopriamo insieme, lo scopriamo io penso nella nostra vita quotidiana, ovviamente noi di giudici quando applichiamo le norme,
che già esistono in parte, in gran parte non sono applicate, perché la Carta Costituzionale è così, è fatta di regole e principi in parte immediatamente vigenti, e la Corte Costituzionale in relazione a esse può dirci che tutte le altre norme sono conformi, non conformi, e magari quelle non conformi le elimina dal nostro ordinamento. In altra parte le norme della Costituzione sono norme programmatiche, soprattutto per le istituzioni, e queste non sono in gran parte attuate. È così. Però, insomma, siccome è un pezzo di carta, ma al quale noi diamo molto significato nella nostra vita, cioè non è che si rivolge ai giudici la Carta Costituzionale, si rivolge ai cittadini e quindi e anche alla persona umana che arriva in questo nostro paese, in questo nostro stato nazionale. Allora, i ragazzi che arrivano a Nisida sono ragazzi tra i 14 e i 25 anni, perché si può rimanere in carcere fino a 25 anni se si è commesso un reato fino a 18, entro i 18. E sono ragazzi che in buona parte hanno padre in galera, madre in galera, zio in galera, non sono andati a scuola, se sono andati a scuola hanno ripetuto 3 anni solo la prima media, 2 anni poi la seconda media, quindi dopo questo percorso si sono fermati. Quindi c'è una situazione di partenza che è molto, molto complicata, molto lontana da, diciamo, da una situazione favorevole. E a scuola, e a Nisida la scuola è obbligatoria. A differenza di altre carceri, a Nisida tutti i ragazzi sono obbligati ad andare a scuola, come tutti i ragazzi sono obbligati a fare delle attività, anche se non tutte, diciamo, non devono farle tutte, però c'è il ragazzo che deve andare a ceramica, il ragazzo che deve andare a fare arti presepiali, il ragazzo che deve fare pet therapy, il ragazzo che deve fare il corso di pasticceria, il ragazzo che deve fare il corso di pizzeria. Una cosa che io diciamo considero fondamentale è il fatto che a Nisida, a differenza che nel territorio, la scuola non è sola, cioè la scuola opera insieme a tutti gli altri. Quindi c'è, io avevo iniziato dicendo che ci sono una serie di professionalità a Nisida che lavorano, che si integrano e che lavorano tutte con un unico obiettivo. Cioè il ragazzo non starebbe in classe con me se l'educatore non fosse in grado di proporgli questo come un elemento essenziale di tutto il processo, di tutto il percorso che lui deve fare. E il ragazzo sta più volentieri con me quando poi nel laboratorio di, per modo di dire, di teatro in questo momento, vede che una cosa che lui ha fatto in classe la può riprendere in un'altra maniera. Questo è il primo punto essenziale. Per quanto riguarda proprio l'organizzazione fisica della scuola, noi non abbiamo assolutamente cattedre, noi abbiamo dei tavoli intorno a cui ci sediamo tutti quanti insieme. L'insegnante non ha un posto fisso, cioè ha un posto tra i ragazzi. Io mi siedo raramente, sto quasi sempre in piedi, però quello è il posto. E elemento ancora più essenziale di tutti, la scuola, tutti i locali della scuola di Nisida non hanno sbarre, mentre tutte le altre, diciamo, tutte le altre parti del carcere hanno chiaramente le sbarre, dalle stanze dei ragazzi alla cucina, alla cappella, tutti hanno le sbarre, tutta la parte della scuola non ha sbarre. Buona parte della scuola si sviluppa all'interno della biblioteca di Umà e l'altra parte della scuola che si sviluppa al lato di questa biblioteca è comunque piena di libri. Le nostre finestre si aprono su un panorama eccezionale perché da una parte vediamo il mare Posillipo, da là il Vesuvio, San Martino, eccetera, e tutto il resto è occupato da libri, senza sbarre. Ma non è un merito mio, appunto, voglio dire, è un lavoro comune, ecco, è una cosa comune. Perché solo a Nisida è obbligatoria la scuola, perché sono sapevo che
scelta dell'istituto, scelta della direzione dell'istituto. Questo chiaramente implica una difficoltà molto più forte. Cioè i miei colleghi, io sto all'interno di un CPIA, che significa che sto all'interno di una scuola che ha anche altre carceri, no? I miei colleghi che lavorano in carcere, dove la scuola è a scelta del detenuto, hanno delle difficoltà che io non ho, cioè hanno meno difficoltà di me, esattamente il contrario, perché i ragazzi, le persone ci vanno per loro scelta, da me il ragazzo è obbligato a venire, quindi c'è un problema per me molto più alto di costruire un filo di motivazione. E quindi c'è un continuo, io non so, all'inizio si leggeva un brano di Don Milani, da noi si tratta di partire ogni giorno e ricominciare ogni giorno, perché anche se il lunedì è stato un giorno per me dire eccezionale, il ragazzo ha seguito meravigliosamente, questo non significa niente, martedì mattina il ragazzo può arrivare con tutt'altro spirito, perché nel frattempo gli è arrivata una notizia da casa, perché ha fatto un cattivo sogno, perché il giorno dopo deve andare al giudice, per tutti i motivi possibili e immaginabili. I tempi sono i tempi, cioè io non ho mai la sicurezza di avere un ragazzo per un X numero di tempi e proprio per questo io tento di giocarmi il tutto ogni giorno, cioè nel senso che il mio obiettivo è quello di fargli sorgere il dubbio che forse la cultura, leggere, scrivere non sono delle cose così brutte, forse lui ci potrebbe ricavare qualcosa per se stesso, cioè il mio tentativo è dargli, proprio fargli venire il dubbio che lui può anche fare queste cose, perché il grosso problema con cui io mi scontro è che il ragazzo che arriva da noi è convinto, perché l'hanno convinto così, che lui non sa fare niente e che siccome non sa fare niente però sa rubare e però sa spacciare, quello è il suo destino e lì lui si gioca la sua esistenza. Tutto invece il gioco da parte nostra è esattamente il contrario, di guarda che tu sai fare il piatto di ceramica, sai stare in scena, sai fare la pizza, sai fare dei dolci, sai occuparti dei pavoni, delle oche, delle papere che ci stanno a Nisida, sai coltivare l'orto, cioè hai una serie di potenzialità, una di queste potenzialità ti potrebbe dare una possibilità di vivere in una maniera che è più soddisfacente per te, ed essendo più soddisfacente per te può diventare più soddisfacente per gli altri. Questi ragazzi dopo vengono molto raggi, perché effettiva possibilità di recupero hanno, questo se voi sapete com'è. Allora, la recidiva è non è bassa, diciamo, la recidiva non è bassa, ed è però si abbassa quanto più si danno delle possibilità ai ragazzi, cioè il ragazzo che impara da noi per esempio il mestiere di pizzaiolo e che viene messo a lavorare fuori pur essendo ancora interno al carcere, no? Quindi fa un sistema di semilibertà, perché a Nisida c'è anche una sezione di semilibertà, quindi dalla carcerazione pura si può passare a questa sezione per cui si lavora fuori il giorno e la sera si dorme a Nisida. Quanto più si danno queste più possibilità, quanto più la recidività si abbassa. Questo i numeri non glieli so dare, ma il principio è sicuramente questo, diciamo. Allora, ci sono stati dei progetti comuni, le dicevo per esempio
No, no, non glielo dicevo, quando facevamo il lavoro sul, l'ho fatto vedere il giornale di Nisida, quello sull'ambiente di Nisida, in quel momento noi lavoravamo con due classi del liceo Mercalli, che è un liceo scientifico di Nisida, che facevano loro lo stesso tipo di lavoro, poi c'è stato questo confronto tra le due tipologie di lavoro e i ragazzi del Mercalli hanno fatto loro le rielaborazioni delle foto fatte da noi un po' più arzigogolate. C'è la possibilità per le scuole del territorio di venire a Nisida in una parte esterna al carcere a confrontarsi su quello che si fa, su quello che si fa all'interno. Lei mi aveva detto forse qualche altra cosa. Sì, abbiamo fatto dei progetti in comune, ci sono molte scolaresche che vengono a Nisida a vedere non il carcere, perché sarebbe una cosa tipo zoo, ma non, è una cosa che non viene proprio fatta a Nisida, cioè le scolaresche non entrano assolutamente in carcere, ma siccome Nisida c'è una parte esterna che è un centro studi, allora sì, ci sono stati e ci sono dei momenti particolari su tematiche particolari, su situazioni particolari. Per esempio è stato fatto, per esempio, una delle ultime cose che si è fatta è stato un 8 marzo in cui tutti i racconti che hanno per protagoniste donne sono stati affidati a delle scuole esterne e poi sono state tutte quante riprese e rappresentate a Nisida in un dibattito con gli autori o le autrici di questi racconti, con la presenza di alcuni dei nostri ragazzi autorizzati dal giudice Benetti. Volevo sapere due cose brevi, brevissime. Uno, prima citava Elsa Morante, sì, in una sezione della biblioteca appunto dedicata a lei, quindi ero curiosa di sapere come mai appunto questa figura di Elsa Morante. Ecco, lei mi dà la possibilità di dire una cosa, un'altra delle tante cose che mi sono scordata. E l'altra cosa, prima faceva riferimento appunto a questi bellissimi libri, progetti che avete fatto, tutti affidati appunto al volontariato, quindi senza fondi immagino, senza, ecco, quanto vi sentite abbandonati da questo punto di vista dallo Stato e quanto sentite che in questo senso la Costituzione per chi sta in carcere appunto non viene in un certo senso applicata, ecco, quanto vi sentite soli, quanto vi sentite appunto lo Stato invece che vi affianca. Allora, Elsa Morante, noi partecipiamo da praticamente dal suo inizio a un premio letterario, che è il premio letterario Elsa Morante, che ha una sezione per ragazzi. E ci partecipiamo in due modi. Ci partecipiamo come giuria, che al pari delle altre giurie scolastiche sceglie il super vincitore tra i tre vincitori proclamati appunto dalla giuria tecnica, e come giuria specifica che dà un premio, che è un premio Morante Nisida Roberto Dinacci, che è dedicato a un ragazzo che chiamiamo ragazzo, un giovane politico che ha dato molto di sé anche a Nisida, che purtroppo è morto molto molto giovane. Poiché loro ogni anno chiaramente ci inviano questi libri, che fanno parte di almeno questi tre libri, li leggiamo ogni anno, poi a questi si affiancano i libri che il libro che scegliamo per premiare, poi altri libri, appunto dicevo almeno cinque libri l'anno ce li leggiamo. Nel tempo si è costituita una serie di libri che ha costituito questa sezione Morante. Il premio Elsa Morante è presieduto da Dacia Maraini, che è venuta da noi all'interno di un altro progetto, a cui due parole possiamo dire. Noi abbiamo un laboratorio politico. Questo laboratorio politico consiste nel fatto che invitiamo una serie di persone che sono persone della cultura, dell'economia, dello sport, della politica in senso proprio, e a discutere con i ragazzi
sull'essere cittadini e quindi sui diritti e doveri dei cittadini. E questo laboratorio ha un'importanza notevole negli anni, secondo me soprattutto per le persone, per gli ospiti, perché lì abbiamo visto molti, per esempio, politici franare rispetto ad alcune situazioni sociali che chiaramente loro non conoscono o conoscono troppo poco. E per i ragazzi è stata però anche una, come dire, la scoperta di vedere che non sono tutti uguali come loro pensano, che esistono delle differenze. Allora, io le dirò che personalmente mi sento privilegiata, mi sento privilegiata perché Nisida attira molto l'attenzione, per cui se io chiamo appunto un autore, se io mi riferisco a un autore e gli dico vuoi venire da me, lui mi dice di sì. Cioè, nella mia esperienza non c'è stata una persona a cui io mi sia rivolto che abbia detto di no. E questo, quello che invece di cui sono consapevole, molto dolorosamente consapevole, è che i ragazzi hanno avuto esperienze in cui sono stati lasciati dallo Stato. Cioè, a Nisida ci stanno l'educatore, l'assistente sociale, lo psicologo, il cappellano, quello che insegna il basket, quello che insegna il calcio, quello che insegna il teatro, quello che fa il coro, quello che insegna la musica, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ed è una cosa che fa venire veramente il giramento di stomaco a pensare che il ragazzo nel suo territorio non ha avuto nulla di tutto questo. È questo che è sconvolgente dal mio punto di vista. Cioè, io come insegnante questo mi sento minimamente abbandonata, anzi, mi sento più che privilegiata, però la realtà con cui sto, no. Colpo di mano.